Questa settimana abbiamo seguito insieme lo State of Play di Sony e tutta l'attenzione, come previsto, è stata catalizzata da The Last of Us 2, che è stato presentato con un nuovo trailer. Inoltre abbiamo finalmente una data di uscita, il 21 febbraio 2020. Ovviamente in questo episodio ci saranno nuovi nemici come gli Shambler, che spruzzano veleni acidi ed esplodono una volta morti, nuove abilità e oggetti da craftare. Tra i nuovi nemici ci saranno i cani da guardia e sarà possibile scegliere se ucciderli o risparmiare loro la vita, anche se questa scelta implicherà delle complicazioni. Ogni personaggio umano avrà un nome e quindi non sarà un NPC come un altro. Infatti se uccideremo un umano, questi poi sarà chiamato per nome dai suoi alleati con un effetto estremamente realistico. Al di là di tutte queste belle novità, il gioco è davvero tanta roba e per questa ragione sarà suddiviso su due dischi. Nota dolente, visto che The Last of Us Parte 2 sembra già uno dei giochi più ambiziosi di sempre, Naughty Dog ha deciso di escludere la modalità multiplayer, che invece era presente nel primo episodio. The Last of Us 2 uscirà con 5 edizioni differenti: la Standard, la Digital Deluxe, la Special Edition con lo Steelbook, la Collector's Edition con la statua di Ellie e la Ellie's Edition con anche lo zaino, purtroppo per adesso esclusiva americana. Mafia 4 in preparazione? Se se ne deve occupare il team di Mafia 3, anche no, grazie. Però sembra che sia stato registrato, o meglio rinnovato, il logo di Mafia e di Mafia 2. Questo potrebbe far pensare effettivamente, più verosimilmente anzi, a una remastered di Mafia 2 su PlayStation 4 e Xbox One. Il fatto è che è troppo presto perché venga rinnovato presso l'ufficio brevetti il logo di Mafia 2, perché non sono trascorsi ancora i 10 anni della scadenza. E tra l'altro, in tutta questa nuova registrazione o riregistrazione di marchi è apparso anche un logo nuovo, ancora non meglio definito, ma sembra sempre legato all'ambito di Mafia. Ecco perché si sta speculando su un possibile Mafia 4 e sembra anche che il team che ha lavorato a Mafia 3, ovvero Hangar 13, potrebbe lavorare a Mafia 4, perché nel frattempo si è espanso. Non lo fate, mannaggia, ho capito che vi siete ingranditi, ma non lo fate, non fate Mafia, fate applicazioni per cellulari o gestionali per ufficio, non fate Mafia, cioè no, gestionali per ufficio. Si è scoperto che nel mese di agosto Rockstar ha nuovamente sottoposto alla classificazione Red Dead Redemption 2 in Australia per una versione diversa da quella PS4 e Xbox One. Viene quindi subito da pensare a una versione PC tanto richiesta dai giocatori o anche solo una versione Google Stadia, ma per adesso possiamo solo fare supposizioni. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di GTA 6, se ne è parlato tantissimo nelle ultime settimane in generale e ora ci arriviamo, ma anche di GTA 3. Dice, perché di GTA 3? Perché c'è stata una classificazione di GTA 3 in Australia. Come mai? Che sia una remastered in arrivo? Che sia semplicemente la versione per Nintendo Switch in arrivo come remastered, come insomma riedizione speciale per la console di Nintendo? Che sia un'edizione speciale in generale anche per le altre piattaforme, considerando che il 22 ottobre 2019 il brand GTA 3 farà 18 anni? E non vedo come questo dovrebbe essere correlato a una classificazione nuova in Australia. Non lo sappiamo, in realtà l'ipotesi della remaster è quella più ventilata, ma aspettiamo e vedremo anche in questo caso. Questa settimana si sono registrate e classificate tante cose per cui dobbiamo aspettare e vedere. E che palle aspettare. E come anticipato ci sono state anche nuove voci di corridoio su GTA 6. Secondo i nuovi rumor sembra che il gioco possa essere ambientato in due città e avere una coppia di protagonisti, di cui uno dei due è una donna. Un attimo per attutire il colpo, ok, sento già i non lo comprerò qui dalla distanza. Sempre stando ai rumor, la mappa dovrebbe essere 4 volte più grande di quella di GTA 5, quindi immensa, ed avere punti di interesse come per esempio l'area 51 e Hoover Dam. Il gioco potrebbe essere ambientato a Las Venturas e San Fierro, ovvero le controparti virtuali di San Francisco e Las Vegas. Ci dovrebbero essere, sempre stando a queste voci di corridoio, due tipi di negozi per le armi, ovvero quelle più convenzionali che potete trovare anche passeggiando in America come dei semplici cittadini, ovvero armi come bazooka e all'uranio impoverito. No, ovviamente sto scherzando, però era per usare l'ironia e il sarcasmo per dire che in America le armi, anche quelle pesanti, te le tirano dietro Trump, e che poi i videogiochi è la colpa, perché giustamente, e dei negozi più illegali con armi ovviamente più pesanti. Ci dovrebbero essere, sempre stando a questi rumor, più minigiochi rispetto a quelli presenti in GTA 5, che già erano in una quantità abbastanza cospicua, e ovviamente ritorneranno le rapine che hanno decretato gran parte del successo dell'online di GTA 5. Sembra anche, ripetiamo sempre stando al rumor, che Rockstar Games non abbia intenzione di annunciarlo se non prima dell'autunno del 2020, con uscita quindi probabile o durante l'inverno
l'inverno stesso del 2020 oppure nel 2021. Death Stranding, come sappiamo, dovrà essere giocato sempre online, poiché l'interazione in diretta con gli altri giocatori è fondamentale. Eppure tranquilli, il gioco non richiederà abbonamento a PlayStation Plus, anche se ci sembra una scelta abbastanza ovvia, visto che non si tratta di un vero e proprio multiplayer online, ma qualcosa di più simile a un Dark Souls con i messaggi lasciati sul pavimento. E ritorna uno sponsor nelle news, che se non fosse per gli sponsor, ultimamente ci potremmo attaccare tutti al carro. Trabolini gialli e quant'altro, fare un po' di pubblicità è necessario, specie se vi consiglio qualcosa di utile, ovvero Surfshark. Alt, non scrivete tutti hello Surfshark qua sotto. L'abbiamo capito che seguite YouTube a cagare, lo seguo anch'io, quindi so, capisco il riferimento. Vabbè, fate come volete, insomma, se vi divertite con poco. Surfshark è una VPN che protegge la vostra identità online, previene il furto di dati, il tracciamento e tutta quella pubblicità spazzatura che affligge le nostre povere caselle email. Ed essendo una VPN si può usare anche per apparire online con un altro indirizzo IP, per esempio per accedere a servizi non accessibili altrimenti dal nostro paese. Al solito, se siete interessati a Surfshark potete cliccare sul link in descrizione, anche semplicemente per scoprire di più, per scoprire maggiori informazioni, cliccando sul nostro link in descrizione potrete accedere all'83% di sconto più un mese gratis. Che offerta sensazionale, non ve la fa nessuno, tutti gli youtuber la fanno. Tutti quelli che hanno pubblicizzato Surfshark, però ehi, noi siamo carini. No. Se non avete mai giocato The House of the Dead, potrete farlo nel 2020, perché Sega pubblicherà un remake dei primi due capitoli. I remake saranno fedeli ai capitoli originali, ma ovviamente avranno una grafica totalmente rivista e anche alcuni miglioramenti nel gameplay. A distanza di neanche una settimana dal lancio di Apple Arcade, Google si fa venire il pepe al culo e lancia Google Play Pass, ovvero l'esatta copia di Apple Arcade, però made in Google. In realtà, a differenza di Apple Arcade, non ci sono titoli esclusivi o finanziati da Google, ma semplicemente i giochi migliori, una selezione di giochi migliori per tutte le età, di tutte le categorie, accessibili a 4,99€, anzi 4,99€ al mese, con un'offerta di lancio di solo 1,99€ al mese per i primi 12 mesi. In effetti è un'offerta allettante, però il fatto che si possano connettere fino a 6 dispositivi con un unico account è esattamente quello che ha proposto di fare Apple Arcade, e anche Apple Arcade costa 4,99€ al mese. Insomma, Google ha aspettato che Apple facesse la prima mossa per poi poterla copiare, per poi poter, diciamo, prenderne la scia. In questo pomeriggio seguite i social PlayStation perché saremo in live insieme ai The Jackal, quindi mi raccomando venite a darci il vostro supporto, ma se siete addirittura alla Games Week ci trovate allo stand PlayStation. Arriva in maniera molto sospetta l'inaugurazione dello store ufficiale di Sony, per adesso soltanto negli Stati Uniti, grazie al quale venderà l'hardware direttamente al consumatore senza intermediari. Dallo store è già possibile acquistare PlayStation 4, alcuni accessori come per esempio cuffie, il PlayStation VR e il DualShock. In effetti quindi sembra che Sony voglia vendere direttamente ai consumatori tagliando via gli intermediari, e questo non li farà indispettire? Certo che li farà indispettire. Soprattutto, e questa è l'ipotesi di alcuni catastrofisti, se Sony volesse vendere attraverso il suo store quasi in esclusiva PlayStation 5, tagliando fuori quindi una grossa fetta di retailer. Per quasi in esclusiva in realtà si intende che ai negozi, come per esempio GameStop, toccherebbe soltanto una quantità limitata di PlayStation 5 da vendere. Ma si tratta ancora soltanto di ipotesi, certo è che l'apertura del negozio, per quanto sia ancora circoscritto all'ambito americano, però con spedizioni gratuite per chi è abbonato a PlayStation Plus, di sicuro non ha fatto piacere a GameStop e compagnia bella. Durante l'ultimo State of Play di Sony siamo venuti a conoscenza dell'esclusiva temporanea per un anno su PlayStation 4 delle Survival Ops di Modern Warfare. Tramite il suo Narrative Director, ovvero Taylor Kurosaki, Infinity Ward ha fatto sapere: sì, effettivamente sappiamo che le Survival Ops sono in esclusiva su PlayStation 4, ma tutto il resto no. Abbiamo assistito alla rappresentazione di nuovi confini inesplorati della supercazzola. E anche per questa settimana vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi per questa splendida domenica, vi auguriamo una buona domenica, questa settimana in particolare senza nessun particolare motivo, e vi aggiorneremo presto con il nuovo palinsesto, con il nuovo corso di Player Inside, insomma ottobre sarà particolarmente significativo. Alla prossima.